Buonasera a tutti da Radio TV Ponte Grande, dal sottoscritto Orlando Guerra, che trasmette da Via Trovitale numero 226 8800 Ponte Grande di Catanzaro. Non di consueto trasmettiamo in questo orario la rubrica Tutto Sport, ma in modo straordinario il nostro portiere Orlando Pio Guerra del Catanzarolido Calcio ASD ha chiesto in modo importante e straordinario un'intervista in sala stampa. A voi, sala stampa, la dottoressa Stefania Talarico. Ciao Orlando Pio Guerra e benvenuto nella sala stampa di Radio TV Ponte Grande. Hai chiesto di fare un comunicato urgente appena finito l'allenamento ai nostri microfoni. Ci spieghi il perché? Sì, volevo fare questo comunicato urgente dopo essermi allenato perché volevo dichiarare che in questa squadra finalmente, e dico finalmente, mi sto allenando e sto imparando a giocare da portiere. Dappertutto ci sono allenatori. Mi spieghi in questa società qual è la differenza? Qual è la differenza? Ma state scherzando? Allora, innanzitutto ci sono tre allenatori per portieri, di cui uno è il mio personale, si chiama Fabrizio, e ce ne sono altri due, sempre personali, che si chiamano Gino e Maurizio Caglioti. E li voglio anche salutare e ovviamente mi stanno allenando duramente e veramente ho notato grande cambiamento da questa all'altra squadra, perché appunto nella precedente squadra il mister era come se fossi solo, sperduto, là arrivavano i palloni, io non sapevo che cosa fare, come andare, dove andare, e quindi ho notato un grandissimo cambiamento dall'altra squadra a questa qua. Sei nella nostra sala stampa e stai osannando tantissimo questa squadra, per quale motivo? La sto osannando tantissimo per l'allenamento, sinceramente, e adesso scusate, la Radio TV è mia e lo so che è pubblicità, ma lo voglio fare. E per quelli che vogliono giocare seriamente a calcio, vi consiglio di iscrivervi all'ASD Catanzaro Lido, perché è una squadra che non scherza, sia i mister che anche i compagni sono seri. Mi hanno accolto veramente, appena sono arrivato tutti quanti mi hanno osannato perché ero diciamo uno dei pochi portieri anche. E mi hanno appunto accolto tutti quanti e c'è una grandissima differenza, c'è proprio un abisso di differenza, e scusate se adesso sto alzando un pochettino il tono, ma era un dovere, lo dovevo per forza fare. Ci sono, oltre agli allenamenti, altri progetti che manda questa società avanti? Certamente, ci sono moltissimi tornei, come ad esempio il Sei Bravo, un torneo in corso, ci sarà un torneo estivo, uno primaverile, e ci andremo anche in un campus estivo, il ritiro per 10 giorni, e volete che continui, insomma, ce ne sono tantissimi. Hai dei rimpianti? Beh, sì, ho dei rimpianti. Aver sprecato tempo e dato fiducia a delle persone che non mi hanno saputo allenare e non mi hanno tenuto in considerazione. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno? Beh, il mio sogno è diventare un bravo portiere e rimanere in questa squadra e crescere, appunto, e diventare molto bravo. Hai altro da dichiarare? Sì, penso che firmerò in questa squadra per il prossimo e anche quest'anno calcistico, quindi anche nel 2018, e appunto andremo in vari tornei che ovviamente registreremo e manderemo su YouTube, e voglio di nuovo salutare tutti i miei mister e penso di aver finito, però comunque voglio dire una cosa, è da stamattina che studio, sono tornata a casa, ho mangiato praticamente un panino, mi sono vestito e sono andato a calcio. Sono tornato, mi sono fatto i compiti che mi rimanevano da fare e adesso ho fatto questa diretta e vorrei sinceramente andare a farmi la doccia e mangiare e poi finalmente andare a dormire, perché veramente non ce la faccio più. Vi do un bacio e vi saluto tutti quanti. Alla prossima. Dalla sala stampa di Radio TV Ponte Grande, Stefania Talarico. Bene ritrovati in regia, ringraziamo la dottoressa Stefania Talarico per questa intervista ad un portiere, Orlando Pio Guerra, molto amareggiato e insoddisfatto per il suo passato calcistico.
noi ci riteniamo estranei a questi fatti, ma accogliamo la sua amarezza e siamo contenti noi di Radio TV Pontegrande per aver trovato un'ottima squadra, il Catanzaro Lido ASD. Voglio ringraziare il presidente Maurizio Cagliotti, uno dei mister, il mister Gino Cagliotti, la segretaria Barbara, uno degli staff Valentino, l'ottimo preparatore atletico portiere Fabrizio e naturalmente tutto lo staff per averci concesso questa intervista. Noi diciamo e concludiamo: bisogna amare lo sport nei migliori dei modi, a 360 gradi. Ringraziamo a tutto lo staff, noi ci ritroviamo la prossima volta con la rubrica A Tutto Sport. Grazie da Radio TV Ponte Grande, in studio Orlando Guerra, alla prossima. Thank you.